piace che sta comunque sia sul primo piano al mare. Tre cose che servono assolutamente per fare l'ora di pedale. Invece comunque lavorando con dei diaframmi molto chiusi e mettendo a fuoco un po' più vicino a noi ti assicuri una profondità di campo molto estesa. Lunghi tendono a far venire le scie non troppo incisive, ok? Quindi per farla venire bella colorata e incisiva il tempo non troppo lungo. Guardate che metti a fuoco la sabbia, sì, e poi manuale. Metti manuale, certo. E scaldi, poi si sommano e aspettiamo l'altro, ok? Sì. Allora, parliamo con Sergio. Vai. Com'è andata questa giornata? Bellissima, si impara tantissimo. Prima volta che faccio foto in long exposure. Bello, proprio favoloso. Bene, siamo contenti. Gli insegnanti sono bravi, ti assistono. Ovviamente ti daremo 100 euro alla fine per questo ovviamente, che hai detto. Ovviamente 100 euro, bello, molto bello, molto bello. La foto ce l'hai, la foto del giorno? Ce n'ho due o tre che secondo me sono comodi. Bravissimo. Favoloso. Abbiamo Andrea con due cannoni di macchina, come possiamo vedere, lui ormai è un nostro fedele seguace. Come è andata oggi? Beh, spero bene, adesso voglio rivedere le foto al computer, ma qualcosa di decente è venuto, credo. Bravissimo, le aspettiamo sulla pagina, okay. Mi raccomando. Ciao. Ciao. Qual è lo scenario che ti è piaciuto di più? Le scie luminose su Castel Sant'Angelo. Ah, ecco, quelle che abbiamo fatto lì sul ponte. Sì, belle. Belle, vero. Salutiamo anche Andrea. Ciao, alla prossima! Alla prossima ragazzi! Ciao! Ciao, ci vediamo alla prossima! Alla prossima!